con te. Guidesi? Ma l'Avantastico è un progetto di 40 anni fa, non c'entra niente il federalismo. Il problema vero è che le strade come quella che avete fatto vedere in Puglia, cioè una provinciale che dovrebbe essere sistemata e fatta, non si fa proprio per la mancanza del federalismo fiscale, la non applicazione del federalismo fiscale, il fatto che gli enti locali, tra cui quella provincia, non ha le risorse disponibili per fare i lavori che dovrebbe fare. Io poi dopo sono tendenzialmente molto titubante sulle nuove infrastrutture, parlo anche delle autostrade, mi risulta che i veneti invece di quell'autostrada siano contenti, sono più che altro per un potenziamento del trasporto pubblico locale di cui tanto dal mio punto di vista c'è bisogno, però sul discorso del federalismo è esattamente il contrario, cioè la non applicazione del federalismo fiscale dà i risultati che si sono visti in quel paesino della Puglia e l'aggiunta della riforma del Rio causerà quei risultati anche nelle altre province italiane, purtroppo.